Vabbè, allora, naturalmente, bere acqua in bottiglia invece che acqua del rubinetto, dal punto di vista del risparmio energetico, dell'impatto sull'ambiente, è deleterio. È deleterio perché significa usare petrolio per costruire la bottiglia, poi la bottiglia dopo essere stata usata deve essere o riciclata, quindi serve energia per riciclarla, oppure diventa un rifiuto indistruttibile. E soprattutto i camion che portano avanti e indietro le bottiglie, chi è al nord magari beve un'acqua imbottigliata al sud, chi è dal sud beve un'acqua imbottigliata al nord, quindi altro petrolio che viene consumato, anidride carbonica che viene liberata nell'aria, eccetera. Questo è banale, questo lo sapete tutti. Si sta diffondendo, anzi, questa notizia è una banalità per sempre più persone. Tanto che evidentemente la quantità di bottiglie d'acqua vendute sta calando e i produttori, o meglio, gli imbottigliatori e i venditori di acqua in bottiglia stanno correndo ai ripari. Stanno correndo ai ripari. Voi sapete che, forse non lo sapete, ma forse lo sapete, il mercato pubblicitario dell'acqua in Italia è secondo soltanto al mercato pubblicitario delle automobili. Cioè è un volume d'affari immenso. E quindi chi vende acqua in bottiglia, chi imbottiglia acqua, tenta di trovare dei motivi sempre nuovi perché noi dovremmo, invece di bere l'acqua del rubinetto, comprare la loro acqua. Allora, la follia del momento è che l'acqua, quell'acqua lì, quella marca specifica, tu la devi bere perché fa bene. È un'acqua che fa bene, è un'acqua della salute. Ora, difficile. È difficile convincere qualcuno che l'acqua ha un potere benefico, perché l'acqua è acqua, cioè addirittura c'è il modo di dire quando si deve dire che qualcosa è innocuo, che non fa niente, proprio che non fa bene ma non fa male, non fa male ma non fa bene, si dice ma niente, cos'è? È come acqua fresca. Quindi, tu devi convincere che l'acqua, quell'acqua lì, ha un potere benefico. Ora, la cosa che si dice adesso, la follia che va per la maggiore è: bevete quest'acqua perché è un'acqua povera di sodio. È povera di sodio, non c'è sodio, no, c'è pochissimo, no, non c'è, no, c'è pochissimo sodio, c'è lo zero, pensate, c'è lo 0,0002% di sodio, in alcune marche addirittura lo 0,0001. Niente, è pochissimo, poco, è pochissimo. Nell'acqua minerale ci sono i minerali, però bisogna tenere conto che i minerali che ci sono nell'acqua sono una quantità piccolissima, una quantità che non ha senso esprimere in percentuale, perché non è una quantità tale che può sembrare significativa in percentuale, cioè, voglio dire, nell'acqua povera di sodio, il sodio è lo 0,000 qualcosa per cento. Ma anche nell'acqua ricca di sodio, il sodio è lo 0,000 qualcosa per cento. Così come lo 0,000 qualcosa per cento, il calcio, il fluoro, il potassio, i fosfati, i nitriti, qualsiasi cosa c'è, è lo 0,000%. Anche se ci fossero delle quantità di sodio letali espresse in percentuale, sembrerebbe poco. Lo 0, qualcosa. Allora, il modo in cui un chimico rappresenta delle quantità così piccole non è in percentuale, ma è su milligrammo, milligrammo su litro, o milligrammo su chilo, che nel caso dell'acqua è la stessa cosa. Ora, l'acqua è povera di sodio, quant'è la quantità espressa in milligrammo su litro? Uno o due. Nelle acque non povere di sodio, 6, 7, 8. Ora, vedete, cioè, è di meno nell'acqua povera di sodio, però si tratta comunque dello stesso ordine di grandezza. Cioè, lo stesso ordine di grandezza, perché, scusate, cambiate la luce. In diretta, un cambio di luce.
Perché se tu guardi le pubblicità delle acque povere di sodio, sembra che il sodio sia in quantità 100 volte minore, 1000 volte minore. Cioè, la pubblicità di un'acqua in cui si vede una particella che gira per la bottiglia, adesso una particella di sodio che gira per la bottiglia, oh, c'è qualcuno, non c'è nessuno all'orizzonte. No, è una stanza un po' meno affollata, ma è lo stesso ordine di grandezza. E comunque, questa differenza da 2 a 6 o da 1 a 8 conta? Conta? Ora, per rispondere alla domanda, cioè per capire se la differenza di sodio fra un'acqua ricca di sodio e un'acqua povera di sodio è significativa, bisogna chiedersi una cosa: ma il sodio è solo nell'acqua? Perché se il sodio è solo nell'acqua, tu tieni sotto controllo la quantità di sodio nell'acqua che bevi. E tu col sodio sei a posto, ma se il sodio, se si scopre che il sodio non è solo nell'acqua, ma è praticamente in tutte le altre cose che mangiamo, allora forse questa ossessione, questa attenzione spasmodica per il sodio viene a cadere di senso. Perché tu puoi stare a guardare il fornello che non si bruci il soffritto, ma ciò ha senso soltanto se nel frattempo non c'è un incendio che ti sta devastando tutta la casa. Cioè tu per ripararti dal freddo puoi metterti il paraorecchie, ma ciò ha senso solo se per il resto non sei nudo come un verme. Cioè la ciliegina sulla torta ha senso se c'è la torta. Quindi il sodio è solo nell'acqua? No, il sodio è praticamente in tutte le cose che mangiamo perché è nel cloruro di sodio, cioè nel sale. Quindi in tutte le cose che mangiamo praticamente c'è cioè il sodio. In che quantità? Cioè, per capire se poi cambiare acqua può essere significativo. Allora, io ho trovato su internet una pagina col conteggio, il calcolo del sodio fatto da un chimico, evidentemente, molto puntiglioso, acribioso. Allora lui diceva: allora mettiamo che uno beva un'acqua ricca di sodio. Quindi lui assume tot sodio tramite l'acqua alla settimana. Poi passa un'acqua povera di sodio, quindi cioè la differenza è, se non mi ricordo male, 0,2 grammi di sodio al giorno. Se uno mangia un'insalata, la condisce con quelle dosi monodose, con quelle confezioni monodose di sale che si trovano nei ristoranti, estremi insidi, lì c'è 1 grammo di sale. Allora, 1 grammo di sale, che è cloruro di sodio, contiene una quantità di sodio che è, insomma, fa il calcolo, veniva fuori dal calcolo del chimico acribioso, che se tu ti mangi un'insalata condita col sale, mandi in malora 3-4 giorni di bevute di acqua povera di sodio. Allora, ma allora di cosa stiamo parlando? Ma perché? Ma perché? Ma perché si dobbiamo far prendere in giro così? Ma fino a quando si dovranno vedere tra le persone al bar che fanno colazione con la pasta, la brioche con la crema o il bombone alla crema e che però mettono nel cappuccino invece che lo zucchero il dolcificante dietetico? Ma perché? Ma goditi la tua colazione con la pasta e il cappuccino il giorno che vuoi fare la dieta, che vuoi stare più leggero, ti mangi un frutto, ti mangi lo yogurt, non so, una tazza di tè senza zucchero. Ma perché? Ma perché ci dobbiamo far prendere in giro così? Ma fermo restando, apro una parentesi, che il sodio non è un veleno. Cioè, il sodio non è l'arsenico. Sodio è una sostanza che c'è nell'organismo umano che ci deve essere, che perché l'organismo sia in perfetta efficienza, non deve essere superiore a una certa quantità, ma neanche inferiore a una certa altra. Allora, fino a quando? Fino a quando dovremmo farci prendere in giro così? Fino a quando si vedrà gente che sta attenta a che non si bruci il soffritto mentre gli va a fuoco la casa? Fin quando vedremo uomini col paraorecchie nudi nella neve? Fino a quando vedremo ciliegine sulla torta, senza nessuna torta?